In periodo di mercatini, un must degli ultimi anni è il mercatino asburgico, giunto alla 15ª edizione, davvero unico. Sarà per la sua collocazione all'interno del Parco Secolare degli Asburgo a Levico, il più importante giardino storico trentino dal 2016 inserito nella rete dei grandi giardini italiani, realizzato alla fine del 1800 per volontà dell'arciduca d'Austria Eugenio, insieme agli stabilimenti termali, al Grand Hotel, all'impianto per l'imbottigliamento delle acque termali e alla piccola stazione dei treni che gli Asburgo fecero realizzare per raggiungere comodamente la località scelta come residenza estiva di famiglia. Sono circa 60 le casette in legno che compongono il mercatino e colorano i viali alberati e imbiancati. Qui si trovano tanti prodotti artigianali ed enogastronomici del Trentino Alto Adige. Oltre ai tradizionali articoli natalizi, non mancano spazi dedicati alle aziende agricole del territorio e alla vendita di prodotti. I buongustai possono acquistare i sapori della tradizione, assaggiare piatti deliziosi cucinati al momento e brindare alle feste con un bel bicchiere di vin brûlé, mentre gli amanti dello shopping non avranno che l'imbarazzo della scelta tra decorazioni natalizie e oggetti artigianali in pelle, vetro, legno e tessuto. E poi ci sono molte iniziative per i bambini. Fino all'8 gennaio anche la vicina Pergine Valsugana si mette al servizio delle atmosfere natalizie e lo fa celebrando la leggenda di gnomi ed elfi che nel periodo dell'avvento scendevano a valle, come dice la leggenda, per offrire giochi preziosi, decori e dolcezze di Natale. Il mercatino qui è anche una festa con cori, musici e giocolieri, spettacoli, luci e colori, oltre a piccoli laboratori, mostre e degustazioni lungo le vie del centro storico. Oggi, come un tempo, durante il mercatino si fa festa con cori, musica, giocolieri, spettacoli e colori. Gli artigiani realizzano oggetti sul posto in piccoli laboratori improvvisati, oggetti unici con diversi materiali, ma anche enogastronomia tipica locale, esposizioni e mostre in luoghi d'eccezione, eventi dedicati a grandi e piccoli e una sezione dedicata alle associazioni non profit. Ai mercatini di Pergine sarà presente anche una casetta dedicata ai consorzi dei prodotti DOP di Amatrice. E così il Natale è anche solidarietà.